Una settimana divertentissima perché la specialità del doppio, quella che da 5 anni a questa parte Stefania Crimaldi valorizza sui campi del Petrarca, è palestra fondamentale per chi davvero intenda giocare a tennis con profitto. Bene, il richiamo dell'ultimo torneo è stato forte al punto da catapultare nei giochi un numero record di partecipanti nelle tre kermesse del maschile, femminile e misto. Apriamo il resoconto di cronaca proprio da qui, ovvero dal misto, che ha premiato Mario Conte e Chiara Petrazzuolo, vittoriosi con il punteggio di 3-6-6-3-6-1, sulla coppia Alessandro Conte e Roberta Nisi. A seguire sono scese in campo le donne, e qui a spuntarla, grazie al bagaglio di esperienza, sono state le favorite della vigilia, Vittoria Stefania Talarico e Roberta Siciliano. Eppure Federica Maisto e Chiara Belloni si erano portate avanti 7-6 prima di cedere per 6-2-6-3. Ecco la simpatia delle due giovani finaliste tesserate proprio per il Petrarca. Importante sorridere sempre. Bello spot. Le sorelle Ciambella. Le sorelle Ciambella. Sì? Sì, Ciambella. No, Ciambella. Sono un cognome, Ciambella. Vabbè. Ma non siete arrabbiate neanche un po'? Sì, lei è negata. Anche lei. Però almeno quest'anno nessuno si è fatto male per ora. Beh, complimenti. Grazie. Ed eccoci al piatto forte del programma di giornata, la finalissima del tabellone maschile. I fratelli Conte hanno tenuto testa solo per un set agli esplosivi e freschi Stefano Albano e Simone Boscatto. Per entrambe le coppie i match di semifinale erano stati incandescenti. I Conte avevano rimontato Sarnella Ciardiello dal 5-2 nel terzo e decisivo set. Albano Boscatto avevano piazzato il colpo grosso ai danni di Valletta e Castaldi. Dicevamo match di finale senza storia, come racconta lo score di 6-3-6-0. Voce ora ai quattro protagonisti. È stata una finale molto veloce, praticamente abbiamo recuperato il tempo perso precedentemente. Niente, non abbiamo giocato, loro sono forti, giocano benissimo a doppio e lascio a lui i commenti di questa partita. Dopo 6 set, settimo e ottavo set, non sono andati benissimo. Loro hanno giocato bene da subito, noi non siamo riusciti mai ad entrare in partita. Bravi loro comunque, hanno giocato veramente bene anche a rete, non me l'aspettavo. Invece giocano bene. Nel pieno delle forze. Simone soprattutto a rete, in singolo è più scarso, a doppio ha cacciato i numeri. Quindi sì, giocano bene. Perché poi atleticamente stanno benissimo, mi sono due molle in campo, veramente complimenti. Buon torneo, abbiamo fatto 4 partite, abbiamo giocato un buon tennis. Non ci aspettavamo sinceramente neanche noi di giocare a questi livelli. Invece abbiamo capito che siamo una coppia comunque amalgamata, ci compensiamo e sono contento comunque di com'è andata. Stamattina hanno fatto già una battaglia, quindi sono arrivati un po' scarichi stasera. E niente, buonissimo torneo, complimenti Simone. Buono così. Questo abbiamo provato anche così per una... Sì, abbiamo il quarto di finale, il 7 giugno sono i sorteggi. E insomma siamo comunque in doppio, ce la possiamo giocare per esserci. Non dica Boscatto, ma Simone. Grande coach, questo è per il team Boscatto.